ma sulle multinazionali che operano soprattutto via web è tornata alla ribalta, sempre in Commissione Bilancio della Camera, anche la norma che punta a far pagare le tasse ai cosiddetti giganti della rete. Questo è un emendamento che sarà discusso ancora in Commissione Bilancio, che prevede l'obbligo del versamento dell'IVA da parte delle società che vendono servizi online. Lei come cosa crede di questo provvedimento? Ma guardi, qui il dibattito dura da tempo. Diciamo il governo in questo momento sostiene la tesi che bisogna cercare di ottenere un coordinamento a livello internazionale o quantomeno europeo per poter uniformare, diciamo, la tassazione delle grandi multinazionali, in particolare di quelle che operano online, da Google passando per le altre. Io penso invece che diciamo un singolo governo nazionale possa e debba intervenire introducendo un regime fiscale di tassazione dei profitti che queste grandi società riescono a conseguire sul territorio nazionale. Certo. È una cosa possibile anche perché, stando agli studi che sono stati realizzati su questo tema, in generale quando una grande società viene tassata su un determinato territorio nazionale non è vero che poi fugge dal territorio nazionale. In realtà, dovendo comunque usufruire di quel grande mercato che per esempio sarebbe l'Italia, ricordiamoci che siamo un paese, diciamo, dotato di notevoli ricchezze, che effettua molte transazioni, diciamo, sul territorio nazionale, non è che una grande società estera, nel momento in cui viene tassata a livello nazionale, poi prende e fugge e non opera più su quel territorio, continuerà a farlo pagando le tasse. Quindi io direi che i singoli stati, anche quando manchi un coordinamento internazionale, se si crea il consenso politico all'interno di una singola nazione per poter tassare queste grandi società, è bene che si proceda, si può e si deve fare. Perché adesso il nodo, professor Brancaccio, probabilmente è proprio quello che queste grandi multinazionali, i rapporti commerciali e i rapporti doganali di queste grandi multinazionali sono regolate non a livello nazionale ma sovranazionale. Sì, il problema è questo, ci sono delle norme che diciamo stabiliscono un coordinamento fiscale, c'è il principio di concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea che è vigente, c'è un tentativo da parte dell'OCSE di coordinare i regimi di tassazione nei confronti delle grandi società che operino a livello internazionale, però francamente, come dire, campa a cavallo che l'erba cresce, cioè è un sacco di tempo, sono anni che si tenta di individuare una forma di coordinamento internazionale e non la si trova praticamente mai, con il risultato che poi dei paradisi fiscali di fatto, come è per esempio l'Irlanda, che certo, è un paese dell'Unione Monetaria Europea addirittura, non solo dell'Unione Europea, con un regime di tassazione delle società estremamente favorevole, chiaramente riescono a conseguire dei gettiti fiscali straordinari a scapito degli altri paesi che hanno, diciamo, delle imposizioni fiscali secondo me più eque e più ragionevoli. Ecco, secondo me questo stato di cose non è ammissibile e di conseguenza se un singolo paese riesce a produrre consenso politico, perché poi quello è il problema, affinché si introducano finalmente delle tassazioni per delle società internazionali che altrimenti tentano sempre di spostare i profitti lì dove gli conviene, è bene che questi provvedimenti di tassazione vengano approvati e portati in essere. Infatti quello dell'Irlanda è stato proprio, crediamo, il caso che ha fatto venire alla luce questo tipo di regole e regolamenti che esulano un po' poi da quelle che sono le normative nazionali, appunto.